Dal 21 al 23 agosto torna Gioca Aosta. La manifestazione è stata presentata all'Hotel des Etats. Sentiamo Max Lazzari. L'anno scorso erano oltre 8.000 i partecipanti alla manifestazione Gioca Aosta. L'obiettivo è bissare e magari superare quel numero nell'edizione numero 7 che si svolgerà dal 21 al 23 agosto, ovviamente ad Aosta in piazza Chanou. Ci saranno più di 500 giochi ed oltre 100 tavoli a disposizione con quasi 200 volontari che si occuperanno di assistere i giocatori. La manifestazione è come sempre organizzata da Aosta Yachta Est e coordinata da Davide Jacot. Protagonista di Gioca Aosta di quest'anno è il raccontare le storie che sono nascoste dietro i giochi, quindi ognuno potrà vestire i ruoli di un generale in un gioco di guerra piuttosto che di un esploratore in un gioco in cui bisogna conquistare un mondo, oppure di investigatore, perché no, nei panni di Sherlock Holmes. In quella che è stata definita la festa del gioco intelligente non mancherà una grande caccia al tesoro, prevista per sabato 22 agosto alle 20. Ci si potrà divertire con giochi di ruolo e di interpretazione, calcio balilla e subbuteo, giochi di comitato, di carte, scacchi, modellismo aereo e ferroviario, acchiappafantasmi e ciclotappisti. Alla presentazione della manifestazione, sostenuta pure dalla Fondazione CRT, sono intervenuti anche l'assessore regionale alla cultura Emily Rini e il vice sindaco di Aosta Antonella Marcò. Esalta un lato del gioco un po' anomalo, sconosciuto, proprio l'aspetto culturale di aggregazione e soprattutto il gioco legato all'età adulta, un aspetto di innovazione che noi intendiamo valorizzare. Gioca Aosta è questa bella manifestazione dove fa vivere Aosta, Aosta viva, che non deve essere più solo uno slogan, è veramente una città che comincia a vivere e vive grazie a questi giochi che saranno presenti su tutta la piazza e in alcune zone della città. È aperto il call center per la partecipazione.